Nel 1988, a Oavano, nella prefettura di Toyama, Mutsu Furukawa inaugurò il parco Furei Sekibutsu no Sato, con l'intento di creare un luogo dove la gente potesse rilassarsi immersa nella natura e lontana dalla vita frenetica giapponese. Furukawa fece aggiungere, oltre alle piante e ai cespugli ornamentali, anche 800 statue che arricchissero l'ambiente. Molte di queste statue rappresentavano Buddha, figura molto presente in Estremo Oriente, anche nei luoghi non prevalentemente buddisti. Ed è proprio per questo particolare che il parco prende il nome di Furei Sekibutsu no Sato, ovvero villaggio dove è possibile incontrare statue buddiste. L'imprenditore Furukawa era arrivato a spendere circa 6 miliardi di yen, ovvero circa 45 milioni di euro, per la realizzazione di statue curate nei minimi dettagli. Proprio per volere dello stesso Furukawa, alcune statue hanno le sue sembianze, quelle dei suoi familiari e di persone a lui vicine, mentre altre sono ispirate a divinità buddiste. L'intento dell'uomo era infatti quello di infondere nel parco una certa sacralità, preservando la memoria di sé e delle persone a lui care. Già all'inizio dei primi anni del 2000, il parco non era molto visitato e ad oggi, purtroppo, versa in uno stato di totale abbandono. Purtroppo, non se ne conosce l'esatto motivo, ma venne abbandonato quasi all'improvviso. E se non fosse per il fotografo Ken Oki, conosciuto anche come Yuki-san, probabilmente in Occidente nessuno avrebbe mai saputo della sua esistenza. Il fotografo stesso infatti si era imbattuto in questo parco per puro caso. Le sue parole al riguardo furono: «Mi son sentito come fossi accidentalmente incappato in qualche zona proibita. In città c'è la credenza che con il calare del sole le statue iniziano a muoversi. Per questo ho scattato le mie foto senza mai guardarmi indietro». Il fotografo affermò di essersi sentito a disagio, come se si trovasse nella tana di Medusa, che pietrificava chiunque incrociasse il suo sguardo. Ma oltre all'aspetto misterioso e spettrale, questo parco è anche al centro di varie credenze locali. Come già affermato dal fotografo, dopo il tramonto, le statue del parco prendono vita e spesso, alcune di loro, vengono ritrovate in posizioni diverse. Durante il giorno, sembra che le statue osservino con gli occhi i passanti e che alcune chiudano gli occhi o che abbiano uno sguardo distorto e irreale. Ma è la gente del posto ad affermare che in realtà le statue sono possedute dai rei, cioè degli spiriti, probabilmente i familiari di Furukawa e le persone morte nella zona. Ma che queste leggende siano realtà o che si tratti solo di un modo per mantenere intatta la sacralità del posto, questo parco, con le sue statue di pietra, rappresenta uno dei luoghi più raccapriccianti del Giappone.